invasi di acqua nelle cave dismesse e nuove modalità di irrigazione, con l'utilizzo anche di essenze e specie vegetali che richiedano meno acqua. Dopo aver chiesto lo stato di calamità naturale per aiutare gli agricoltori campani, il delegato per l'agricoltura della Giunta regionale guarda oltre per cercare di evitare che anche il prossimo anno si possano registrare i gravi disagi di queste settimane a causa della siccità che sta interessando diverse regioni italiane e quindi anche il Salernitano. Le cose che ci vogliono sono gli invasi, gli accumuli dell'acqua piovana, quindi bisogna operare un grande piano straordinario per quanto riguarda le opere per l'irrigazione, cambiare anche dal punto di vista del mondo agricolo con l'irrigazione a gocce, quindi il risparmio dell'acqua. Ovviamente molto è legato anche alla ricerca, perché se c'è bisogno eventualmente di fronteggiare i cambiamenti climatici, la ricerca può fare molto anche in termini di essenze, di semi, di genetica vegetale, quindi come stanno facendo d'altra parte in altre parti del mondo. Quindi siamo impegnati, però ecco, non dobbiamo perdere tempo. Probabilmente una cosa da valutare è quella anche delle tante cave che sono dismesse, che hanno bisogno di essere bonificate e potrebbero diventare degli invasi per l'irrigazione. Quindi il Presidente Luca mi ha coinvolto e mi ha compulsato fortemente su questa cosa e io ci lavorerò ogni giorno. Intanto si attendono novità dal Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per il periodo dal dicembre 2016 al giugno 2017. Gli uffici regionali sono al lavoro per quantificare i danni subiti dalle aziende agricole e per delimitare il territorio interessato da questa emergenza. Si parla ormai di un calo della produzione agricola del 30%, con il rischio che la situazione possa ulteriormente peggiorare.